Il blitz di Chiavari è stato un ritorno a successo dopo 40 giorni di digiuno. Una vittoria di inestimabile valore per la classifica, soprattutto per l'autostima, con la consapevolezza naturalmente di dover migliorare. A Pontedera la prima verifica, si gioca il recupero della 14ª giornata. Zeman deve rinunciare a Pierno, fermato dal giudice sportivo, ma recupera Floriani, che in poche ore ha smaltito l'affaticamento muscolare post entella. Emergenza dunque scongiurata. Per 10 undicesimi, stessa squadra schierata a Chiavari, unica possibile novità, la prima da titolare per Simone Franchini, decisivo nel rocambolesco finale in terra ligure, a far di spazio De Marco. Se così fosse, Plizzari tre pali, in difesa Floriani, Pellacani, Mesic e l'ex Lorenzo Milani, 71 presenze e 6 gol, con la maglia del Pontedera. A centrocampo squizzato Play, davanti Merola e Accornero, a supporto di Cuppone. I toscani, 5 successi, 2 pareggi, un solo KO negli ultimi 8 incontri, hanno espugnato Ancona, riscattando così la sconfitta interna, a dire il vero ingiusta, patita nel turno precedente con l'Entella. In classifica a 7ª posizione insieme con la Recanatese e appena un punto in meno dei biancazzurri. Out Cerretti, Provenzano, Gagliardi e l'esperto portiere Giuseppe Stancampiano, rottura del crociato e stagione già conclusa. Il tecnico Max Canzi, ex allenatore dell'Olbia, si affida al 3-4-2-1. Squadra giovane il Pontedera, dinamica, con una chiara identità e una buona organizzazione difensiva. Ben 6 partite senza subire gol nelle ultime 8 gare. In prospettiva elementi interessanti come Guidi, il 2004 Ignacchiti, il laterale mancino Angori e l'esterno d'attacco Ianesi. Senza tralasciare gli over Benedetti, Martinelli, l'ex Nicastro, soprattutto catanese, centrocampista con il vizio del gol, capocannoniere dei toscani con 6 centri. Il probabile 11, tre pali, l'italo-statunitense Luca Lewis in prestito dalla Cesena. In difesa Guidi, Martinelli e il 38enne argentino Marcos Espece. Sulle fasce Perretta e Angori. A metà campo il tandem Ignacchiti-Catanese. Tra le linee Benedetti e Ianesi, alle spalle di Nicastro. Prima sfida tra Canzi e Zeman, che nella sua lunghissima carriera non ha mai incrociato il Pontedera. Non si può parlare di tabù, ma negli unici 2 precedenti il Pescara ha conquistato un solo punto. Storia di 2 anni fa, 21 novembre 2021. Sconfitta Pontedera. Migliore in campo proprio Lorenzo Milani, partendo dalla panchina. Un gol e l'assist per il 2-0 firmato da Simone Magnaghi. Nel finale per i biancazzurri di Auteri accorcia Nicola Rauti. Nel match di ritorno deludente 1-1. La sblocca Clemenza, a 2 dal termine prodezza di Mouton su assist di Bakayoko.